Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video di Poké07 e in questo nuovo video parliamo del trailer che ieri avevo accennato, che dicevo io ieri sera avevo detto che avevo fatto che dopo avrei detto le informazioni sul trailer, ma poi ieri sera non ce l'ho fatta e lo facciamo stasera. Stasera dopo sicuramente pubblicherò anche l'altro video sul trailer, cioè che ci sarà solamente il trailer, perché ogni trailer che ci sarà da adesso in poi nuovo su Pokémon Sole e Luna, io farò il video e così poi lo pubblicherò. Io vi dico per adesso quello che so, cioè non ho guardato niente, io le mie aspettative e tutto le ho create io, ho creato dei collegamenti io e ho fatto tutto io, quindi diciamo che va bene così. Direi di iniziare ad andare a vedere il trailer e poi per ogni parte che dobbiamo analizzare fermo il trailer e così ne parliamo e poi dopo possiamo andare avanti di parte in parte, avanti. Il nostro primo Pokémon che viene fatto vedere è Dartrix. Dartrix è un Pokémon di tipo erba volante e come abilità erba aiuto. E da quello che ho visto anche l'evoluzione di Litten è a fuoco aiuto e quindi credo che l'evoluzione di Poplio abbia acqua aiuto. E quindi credo che ci sia, vabbè, se sentite Roma mia mamma, l'acqua aiuto, l'erba aiuto, il fuoco aiuto. Dartrix è un Pokémon molto elegante, infatti da come vedremo dopo si sposta il ciuffo e sarà molto da curare perché avrà, essendo come vedete la Rowlet, lui diventa un Pokémon sempre più elegante e quindi diventerà un elegantone, quindi un Pokémon da curare, da cui bisognerà avere molta cura e da cui non bisognerà mai avere un giorno lasciarlo e non pulirlo e non curarlo, perché evidentemente se non si curerà le sue statistiche disaumenteranno, in questo caso perché come vedete è un elegantone. E poi le abilità erba aiuto per un Pokémon di tipo erba volante e ragazzi, e per gli starter mettere delle abilità così schifose secondo me è troppo sprecato e quindi secondo me o con la sincronizzazione o con le mosse Z o con le nuove evoluzioni acquisiscono delle abilità migliori. O ragazzi, questi tre starter saranno i tre starter più schifosi di tutti quelli che abbiamo visto, contro abilità che fanno totalmente schifo. Avanti. Nulla ambientazioni. Scegliamo. Ecco, Torracat, l'evoluzione di Litten, fuoco, abilità, aiuto fuoco. Stesso sempre grande errore. Ragazzi, stessa abilità. Questo Pokémon è già un Pokémon più combattivo e da un gattino docile e gentile si trasforma in una tigre domestica. Come vedete, da un gattino docile si formano già gli artigli più grandi, i peli della bocca che si allargano e anche il fisico che già si avvicina di più a una tigre e non a un gatto. Anche le strisce che ci sono sul corpo cambiano e diventano più vicine a una tigre. Infatti, come vediamo anche, forse ne avevo come se è stato fatto vedere dei leak abbozzati, si vede che infatti sono dei lottatori, cioè l'evoluzione finale di Litten è un lottatore che è molto più simile a una tigre che secondo me è un gatto. Anche una cosa che poi in pochi hanno visto è questo ciuffo che c'è qua, aspettate, ecco, il ciuffetto sopra i capelli. Avanti. Ho lanciato il mio braciere questo. Saranno sia incavolati che amorevoli. Poplio, ecco la riconferma. Brion. Infatti
infatti, vedete, Poplios sta diventando una vera e propria sirena. Da Poplios si va Brion. Tipo acqua, abilità, acqua aiuto, è quello che giuravo. Porca paletta, ragazzi, questi starter fanno cagare. Basta. Deciso. Starter schifosi. Questo non c'è poche cose da dire. Il cambiamento è che il vestitino diventa più lungo, la sua faccia si avvicina di più a una sirena, di più a una femmina, gli occhi hanno un puntino rosa al centro e la coda e le braccia sembrano più ad appoggiarsi più liberamente e non ad appoggiarsi come un appoggio. Cioè, Poplio usava le braccia e la coda più come appoggio, mentre invece adesso vedete che tutto questo si usa di più come un soltanto per abbellire il Pokémon. Quello credo che sia un pesto d'acqua. Festi Plaza. Vedete, in questo Festi Plaza sarà qui così potranno tenere le lotte, gli scambi, e dove si potranno aumentare tutti gli invii e i punti salute di tutto, si potranno aumentare tutto qua e potremo fare delle lotte aiutando altri ragazzi e così anche loro perderanno punti e anche noi. Poké Resort, un vero paradiso per i Pokémon del box del PC. L'isolotto passatempo, tieni proprio i selvatici per farli restare con te. Batti il cuore, manda i Pokémon in cerca di preziosi strumenti. Non arrivano. Pietra foglia, nero pietra, pietra lieve, pietra bellio. Quindi adesso su qua c'è già la descrizione, qua che è praticamente quello che vedete. Isola del buono, e lo porto qui per farli allenare, quindi potranno aumentare, diventare dei vostri amici e prendervi delle pietre per voi. Ne trova la mega evoluzione. Sì, no. Torna la mega evoluzione. Vedete? Come viene? Ragazzi, come viene rivoluzionata la mega evoluzione? Come torna, come diventa la mega evoluzione? Perfetto, quindi avete detto la mia conclusione. Questo qua della demo, vedremo il trailer, ma tanto poi l'avevo già parlato, vedete. Neve profondo, morfo sintonia di Greninja. Greninja forma Ash. Giornale, mi cerco di completare il gioco. Boh, direi che per questo video abbiamo detto tutto. Direi soltanto di spolliciarvi, di lasciare tantissimi like, di passare dal canale di Draz, Sidonia, dal mio, Allegator e Vedrig95ita, che oggi ha fatto Pokémon Rubino Omega, Pokémon Rubino Omega, Extreme Randomizer, parte numero 49. Andatele a tutte a vedere. Draz, Sidonia con l'analisi degli starter che non è uguale al mio, e Draz che fa tutti e Draz che fa dei video sugli spacchettamenti, e Allegator che ama il freestyle. Ciao a tutti, ciao.